Dicevano che questa è la sua prima visita ad un ente della difesa da quando è stato nominato ministro. Ha scelto la fabbrica d'armi di Terni. Sì, ho scelto questa, la fabbrica d'armi di Terni, perché ci è stata illustrata come un punto d'eccellenza. Credo che ho avuto l'occasione di conoscerla direttamente, di apprezzarne la storia, di apprezzare la competenza e la passione di chi ci lavora, di capire quali sono i punti su cui bisogna lavorare, che si inseriscono dentro una cornice più ampia che riguarda altri enti della difesa. Insomma, credo che ci siano le condizioni per fare un buon lavoro, per affrontare i problemi nel limite delle compatibilità con cui dobbiamo confrontarci. C'è un quadro di cornice che è la legge 244, che credo meriti una riflessione rispetto alla sua, alle conseguenze della sua realizzazione, però insomma sarà oggetto di riflessione che faremo anche col Parlamento. Ci sono esigenze che riguardano il personale che devono essere affrontate in termini di risposta al blocco del turnover degli scorsi anni. Ci sono già attività in corso da questo punto di vista, altre ne potranno essere realizzate, però insomma credo che qui ho avuto modo di conoscere un presidio di competenze, di capacità, di know-how, che credo sia un elemento importante per l'intero settore della difesa italiana.